Mettiamo insieme un po' di cose, possiamo fare pressione perché questo avvenga. E lui è disponibile, se noi gli portiamo dei puntelli che noi gli fanno andare nei casini. Ovviamente io ho lanciato anche un piccolo strale dicendo che però da parte loro dovrebbe essere importante di rimuovere gli eventuali ostacoli interni di ufficio, che secondo me ci sono per delle voci che mi sono arrivate, sulla gestione di queste cattedre della D00, perché afferiscono in realtà ad un'altra dirigente o coordinatrice, che dir si voglia. Però ci sta un dirigente superiore a lei, quindi voglio dire... Questo è quanto, quindi se vuoi, io molti di voi mi hanno dato la mail, se voi vi impegnate anche a trovare queste, a segnare questo caso e il parere proverinale di qualcuno, se c'è qualche giurisprudenza, se c'è, per vedere, e poi non so se dal punto di vista legale c'è la possibilità di chiedere, appunto, proprio da un giudice, non lo so come si può fare. No, pronunciamento no. Si attiene a quello che è precedente. Se non ci dovesse essere un precedente, ma come? Allora bisogna vedere per analogia. Ovviamente per analogia, questo è il fare, perché forse tutte le urgenze amministrative sono specializzate in fatto che cambi. Ma la tipologia di scuola secondo me si può superare, ma in ogni caso se ci fosse un precedente o di una corte di merito o della Cassazione saremmo tranquilli, se non c'è si potrebbe ragionare per una cosa, quello che conta è secondo me la volontà, perché se non lo vogliono possono fare. No, la norma non c'è, perché il percorso è lo stesso. Io ho fatto il tirocinio anche nelle scuole medie, nella SOS di Piemonte, tutti l'avete fatto, quindi voglio dire, cioè, praticamente il percorso è unico. No, non ci dobbiamo perdere. Allora, chi non ha segnato la sua mail, io adesso faccio passare un blog notes, per piacere segnatela, perché sennò poi ci sta di paura. È finita. Anche perché purtroppo tra le righe qualcuno se la rideva, perché adesso questi 54 poi faranno già, sono pronti i corsi di 50 ore. E là c'è il discorso con le famiglie. Ok, quindi qua devono venire, sono gennari, poi intendo al momento. No, Ci aspettano le seconde convocazioni, ciascuno poi deve fare un po' di calcoli per vedere se effettivamente. Passiamo sempre lì. Alla fine, no? L'indizione di questi 54 ha pregiudicato la propria posizione e questo, diciamo, configura in quanto dato economico, la titolarità per un ricorso di tipo amministrativo, perché bisogna dimostrare che c'è stato un danno economico concreto, cioè quella persona ha preso il posto al posto mio, io non avevo più diritto di lei, parte la legge, e mi ha procurato questo danno economico. Questo per i conti, accanto a questo discorso, ha fatto tutto il discorso generale di mobilitazione per la difesa della dignità, tutto quello che siamo detti, tutti i diritti dei disabili, i diritti nostri, della specializzazione di una scuola seria che non fa le cose in quelle smonta, anche di denuncio eventualmente di questi corsi di truffa, tra virgolette. Il fatto che dai della riforma non si vedono, perché sentiamo ogni giorno la ministra che va praticamente in televisione a dire che non ci sono stati tagli, che anzi ci sono tantissimi insegnanti di sostegno e varie altre cose. Va fatto anche il discorso, collaboriamo con loro, ha fatto anche il discorso del contingente, di capire come questa dotazione dell'organico viene determinata. Quindi dobbiamo essere tutti attivati. Visto che siamo tanti insegnanti di sostegno e siamo tantissimi, perché partono i corsi di specializzazione? Noi dovremmo bloccare la partenza di nuovi corsi di specializzazione. Perché purtroppo è sempre successo, perché c'è gente che fa... Perché nessuno mai detto niente. Sì, ma è giusto.
bisogna farli un culo così, perché bisogna far partire un nuovo corso. Guardate qua, se non ci sentiamo tutti quanti. Dovremmo cercare una strategia, non so se esiste, per bloccare la partenza di nuovi corsi di specializzazione, perché noi siamo sindacati e non vedo perché ne debbano specializzare altri, soprattutto diplomati. Perché comunque noi siamo tutti laureati, e questo, altrimenti continueranno a partire sempre nuovi corsi di specializzazione tra un anno, due anni, tre anni. E la nostra graduatoria d'esaurimento è un serbatoio, non esiste più. Saranno riaperte questo. Riguardo la questione alle medie, no? Meno piano, nel senso che secondo me questo è un atto autoritario. Perché? Allora, io alle medie a prendere 6 punti non ci vado. No, prendi 12, prendo 6. No, no. Sì, sì. Posso? Posso finire come io? Ok, ne prenderà 12, chi magari a cascata con la sua abilitazione ci può andare alle medie. Io che sono di storia e filosofia, alle medie non ci posso andare, allegramente c'è il rischio. No, Salva Precari se lavora no, guarda, perché la medica Salva Precari ce l'ha, lavora alle medie, per fare punteggio se ne prende 6 allegramente. Quindi il Salva Precari non ti copre, per cui quando chiediamo queste cose stiamo attenti, perché io personalmente alle medie a prendere 6 punti no, e poi a essere esclusa perché non ci sono andata non mi va, perché io per un punto, per due punti sono scesa di un bordello di posizioni. Sinceramente io alle medie non ci voglio andare, o sono 12 oppure questo patto io non lo voglio fare. Cioè, ma questo me ne ricordo, se avete le convocazioni deve essere molto chiaro. È chiaro che se 12 punti. Non è così, no, non è così scontato, perché quando l'ho fatto presente in sede di convocazione mi è stato risposto no, adesso non cavigliamo, no, non cavigliamo. Però il punto è vivo. Hai perfettamente ragione. Ho parlato anche della insegnatina. Io capisco la vostra situazione di chi in modo particolare adesso non sta lavorando. Questo però sui principi. Sui principi secondo me non bisogna far passare niente. Sui principi non bisogna fare un passo. Se noi accettassimo, io per carità, sul discorso delle medie non sono non sono per niente convinto, non solo per la storia dei punteggi. Non sono convinto perché diventerebbe un precedente come tappabuchi, anche questa è siccome noi siccome io capisco per carità che bisogna lavorare, che bisogna, quindi ognuno di noi deve fare tutto per lavorare, però se noi assumiamo questa posizione, dateci qualsiasi posto, l'importante è avere 13 punti, allora la nostra battaglia diventa solo una battaglia sindacale. No, siccome per me questa battaglia non è solo sindacale, ma è anche e soprattutto anche dobbiamo migliorare, no? Il fatto che tagliare i posti di sostegno, dare i posti di sostegno a personale non specializzato non è soltanto una questione di tagliare i posti di lavoro, ma è anche tagliare diritti alle persone, ai ragazzi con handicap. Secondo me non bisogna scendere a compromessi. Valutiamolo, però non scendiamo a compromesso, altrimenti rischiamo di dire, visto che l'ha detto anche il posto, non si fanno, quando abbiamo detto incrociamo le carte, ho detto no, non si incrociano le carte perché non è possibile, perché la D03 e la D02 non sono esaurite.